Maneggi quella rete come se non avessi fatto altro nella vita. È molto colpito. Chiunque sia disposto ad aiutarlo è il benvenuto. Restano ancora tantissimi nono da guidare verso le radici del Pensai. Oa avrà bisogno di un afflusso continuo di chi per i prossimi 20-12 mesi. In sostanza, tantissimi. Spera che un giorno l'albero sarà alto a sufficienza da sostenere il mondo intero. Il tuo compito di oggi però è più semplice: convincere questo patatoide a fondersi con l'albero. Ora che hai visto con i tuoi occhi la fusione tra un nono e l'albero, ogni dubbio dovrebbe essere scomparso dalla tua mente. D'ora in avanti, il suo scopo nella vita sarà curare il Pensai fino a renderlo un albero della vita. Non solo per il bene del nostro villaggio, ma per il mondo intero. La pace non durerà per sempre, e quando verrà quel giorno, nemmeno la tua Muma sarà in grado di proteggerci. Le conseguenze della sventatezza dei venuti prima sono già evidenti, e se non cambierà qualcosa, sarà la fine per tutti. La Terra non sopravvivrà agli effetti collaterali del progresso industriale del mondo che fu. Si complimenta per la tua abilità, ma ti consiglia di tornare in fretta al villaggio prima che la tua Muma venga a cercarti. Giusto, ha già tante cose a cui pensare e deve riposarsi dopo l'assalto all'accampamento dei lupine di ieri sera. Si chiede se ai predatori è stata fatta salva la vita. Ti ha perso di vista per un attimo, ma nessun ricordo è isolato. Sono tutti parte di un'unica pista da seguire. Ricorda ogni singolo giorno passato a curare l'albero della vita. Ora però teme che sia stato tutto vano. L'albero cominciò a morire all'inizio della fine dei tempi e qualche tempo dopo arrivarono i Mangiamondo. È ben nota la devastazione inflitta dalla Toxanol Corporation a questa terra. L'Apocalisse scatenò una rievoluzione, la seconda venuta e l'origine della nostra stirpe. Il suo amico Gizmo sta lavorando su un Mecton e ha bisogno di una mano per sconfiggere il pachisbuffo all'estremità della radice ovest. Whis sta ancora riparando il suo octopode per affrontare il buio sbuffo che dimora nascosto negli abissi all'estremità della radice nord-ovest. Noko ha domato il Mjut e si sta preparando per affrontare l'unghio sbuffo all'estremità della radice est. Finalmente Gup ha quasi finito con il melmoscafo, una macchina capace di solcare le onde sulla spuma e raggiungere il porco sbuffo all'estremità della radice sud-est.
obsoleto, dice che i suoi amici si stanno preparando per fermare i mangiamondo. Ne troverai uno all'estremità di ciascuna delle radici. Far come mago tu far di tavo. Hai una lunga e ardua strada di fronte a te, ma conta sul tuo aiuto. I suoi amici non sono forti abbastanza per farcela da soli. Ti chiama per l'otunlu paio. Vuole essere molto chiaro su una cosa. Se l'albero dovesse cadere, morirete tutti. I suoi amici stanno preparando degli oggetti speciali per affrontare i mangiamondo. Il Mekton, l'Octopode, il Mjut e il Melmoscafo. Sono quasi pronti. Comunque vada, vi rivedrete una volta che avrai fatto la tua parte sia nella guerra tra tribù, sia nella lotta contro i mangiamondo. Ci stai prendendo la zampa. La via d'uscita più rapida è passando dal tetto da cui sono entrati. La corda dovrebbe reggere il tuo peso. Aggrappati bene e parti. Si sappia che l'albero della vita sta morendo. I suoi giorni sono contati. Senza aiuto non resisterà al cambiamento ambientale né all'assalto dei mangiamondo.